Ciao Sir Family, sono giorni che me li state chiedendo e oggi ci siamo, finalmente li ho trovati. Ma prima di cominciare, momento disagio e... Girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò e ogni Pokémon così catturerò. Wow! Viva i Pokémon, dolci, contenti, tutti differenti. Go, catch em all, catch, catch, catch. Cause I'm aiming fast tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hola the family and welcome back to my channel. Ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super pochesissimo video! Ebbene sì, un video molto atteso da voi, me l'avete richiesto veramente in tantissimi e oggi, come vi avevo già preannunciato, sono qui per aprire insieme a voi uno dei tanti Kinder Gran Sorpresa, o meglio uova di Pasqua della Kinder, in questo caso Teens, dedicato ai Pokémon. Ma prima di cominciare, mi raccomando, riempite di like questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Azure Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare, perché se mi followate vi terrò aggiornati con foto, post, stories, trash, disagio e tanto altro. Ed in più vi aspetto anche nel mio piccolo shop Vinted. Qua sotto vi lascio il nickname. Buon shopping a tutti. E raga, ci siamo! Oh my god! Dopo questa lunga attesa, cioè avevano già messo le uova di tutti i tipi, ma mancavano solo le Kinder. Sono arrivate. Questo è quello dei Pokémon. Come già sapete, lo apriremo molto, ma molto delicatamente, perché poi lo apriremo anche per gli amici di TikTok. L'ho pagato 14,99€, oh my god, non mi ricordo, è della collezione Teens ed è dedicato ai Pokémon. Mi sa che quest'anno è la primissima volta che, cioè nel senso, dopo tanti anni è la primissima volta che la Kinder fa delle sorprese dedicate ai Pokémon. Se mi sbaglio correggetemi giù nei commenti. Come sempre, anche con le uova Kinder di quest'anno si può interagire con l'applicazione che trovate sia nei Play Store che negli iOS, oddio, negli Apple Store, scusate. E cominciamo! Oh my god! Viva i Pokémon, dolci e corrompenti, tutti differenti. Cosa che c'è mo? Che scherza! Cioè, raga, l'avrei cantata tutta, ma il tempo stringe. E bando le ciance, ciancio le bande, cominciamo. Oh my god, sono contentissimo. L'ho trovato all'Ipercop questo, ecco. Dopo non so se negli altri negozi sono già arrivati, però l'ho trovato all'Ipercop. Oddio, mi hanno fatto. Arrivo subito, vado a procurare coltello e forchetta e forbice. Ok, rieccomi con gli strumentopoli del mestiere e cominciamo. Ah, volevo farvi vedere inoltre anche il resto del cartoncino più nel dettaglio. Abbiamo un Pikachu all'azione. Come vedete, adesso non so se si vedranno nel video, sullo sfondo vedrete tutte queste luci un po' psichedeliche, le ho fatte appunto per ricordare un po' Pikachu quando faceva l'attacco magnetico. Io diventavo matto per i Pokémon, raga. Cioè, proprio fuori di testa diventavo, cioè io li adoravo, sono stati la mia infanzia, i capricci per volere l'album dei Pokémon, cioè il primo album dei Pokémon che ha fatto la storia, cioè voi non vi immaginate, ma poi, cioè, bellissimi, non mi hanno mai comprato il Pokédex, perché ero un bambino triste e infelice, però no, vabbè, sto scherzando, però... Comunque ho avuto un po' di merchandising dei Pokémon e andiamo ad aggiungere un altro pezzo. Allora, ovviamente il classico uovo Kinder. Tra l'altro quest'anno gli hanno fatto anche una nuova versione, il Dark and Mildy, una roba del genere, che è leggermente fondente con uno strato di latte all'interno. Proveremo anche quello e fa parte della collezione Star Wars, se lo troviamo ovviamente, perché quello lì è un po' limited edition. Ok, come sempre c'è la distinzione con le varie uova Kinder. Ci sono quelle piccole che sono lisce, poi ci sono quelle leggermente grandi che hanno queste zigrinature e la scritta Kinder sui lati.
coltellazzo e... Che disagio, raga. Ok, cerchiamo di aprirlo molto bene, perché su TikTok, raga, questi unboxing delle uova di Pasqua stanno andando da Dio. Cioè, nel senso, mi piacciono un sacco e mi fa più che piacere perché finalmente non sono più in shadow ban, o come si dice, sono un po'... nel senso che prima TikTok non mi metteva mai nei per te i video e io per questo diventavo matto, perché io mi ci impegno le ore ma poi nessuno mi caga. E adesso finalmente, finalmente ci siamo e andiamo ad aprire la surprise. Viva i Pokémon, Dolcemon. Dopo non la so. Ce l'ho fatta, cioè vabbè raga. Io divento, cioè io mi arrabbio perché... Tra tutte le sorprese che c'erano, io devo andare a prendere la più sfigata. Cioè... Ma perché? C'era Pikachu all'azione, c'era... Io no, vado a prendere Bulbasaur. Con il... praticamente... Le manopole. Cioè, praticamente abbiamo il... portafoglio di Bulbasaur. Ma vabbè, ma raga, ma io sono sfigato però, scusate. Vabbè che c'è altre cose nella vita, però... Comunque abbiamo qua con noi, l'avevo trovato anche l'anno scorso in quello della Seven, cioè praticamente è la maledizione. Allora, praticamente è un joypad, sono dei porta joypad, che tra l'altro non sono del joypad, no, il 2. Sono talmente triste che non riesco neanche a spiegarvele. Praticamente voi le attaccate al vostro telefono per farlo diventare una sorta di proprio... tipo joypad del videogioco, non so se mi spiego. Comunque ecco, queste sono, o almeno si possono anche attaccare alle manopole tipo della PlayStation. Nada, cioè qua proprio ci fa vedere il cellulare o il vostro iPad, ma più il cellulare credo. E poi abbiamo questo porta monete, porta cuffiette, porta chiavi, che rappresenta il nostro Bulbasaur in tutte le sue evoluzioni. E questo qua, vabbè, carinissimo. A me non piaceva particolarmente Bulbasaur, io ero più per Pikachu e Charizard, ma purtroppo è successo così. Qua abbiamo la card con il vostro QR code da scannerizzare per giocare con l'app, per rendere 3D il vostro personaggio. E io te lo ripeto, sono sfigato. Cioè, ma raga, ma con tutte le sorprese che c'erano, questa. Vabbè. Bello il portafoglio. È sempre merchandising. Però io volevo Pikachu. Sicuramente andrò a comprare un altro uovo dei Pokémon. E se trovo ancora questi, io non sono proprio, perché comunque possono essere anche utili per chi gioca ai videogiochi sul cellulare. Però, tra l'altro, sono anche siglati Pokémon. Cioè, non... Però io lo sapevo quando l'ho preso, ho detto, Swirl, prendine un altro, per cambialo. Invece no, sono andato dritto alla cassa e... Ed ecco qua che sono stato, che ho trovato la... Vabbè, dettagli. E se questo video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, ma soprattutto vi ha strappato un sorriso, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica Swirl Family... Adoro, il mio computer mi avvisa che è l'ora di andare a dormire. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swirl Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Io presto vi mando un super mega kiss swirloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo prossimamente con un altro fantastico video. Ciao Swirl Family!